Maria cerca di convincere Inessa a lasciare la villa. Nel frattempo, Micaela comincia a tormentare la povera Mariana. E mentre Franziska rivela a Bosco di aver salvato Raimundo dalla fucilazione, Aurora trasferisce Corrado a El Jaral. Alicia, smascherata da Aurora e Gonzalo, non ha alternativa se non quella di fuggire da Puente Viejo, abbandonando il piccolo David al suo destino. Franziska e Bosco sospettano che Bernardo non sia sincera nei loro confronti. Il giovane, pur di non pensare ad Ines, si getta a capofitto nel lavoro. Bernarda, nel frattempo, riesce a convincere Franziska della sua buona fede. Mariana, sempre più spaventata dalla situazione che si è venuta a creare con Micaela, spara inavvertitamente ad Alfonso. Aurora invece decide di partire per Madrid, dove la ragazza ha intenzione di riprendere gli studi e di laurearsi in medicina. Corrado rispetta la decisione di Aurora, promettendole che gli starà accanto e la supporterà. Il calvario di Mariana nel frattempo sembra non conoscere una fine. Bosco, grazie alle cure di Ines, si riprende prontamente da un piccolo infortunio. Aurora sta per partire, prima però Corrado ha organizzato per lei una festa a sorpresa e lei, molto commossa dal gesto del suo fidanzato, le promette che tornerà per stare per sempre con lui.